Eccellenza, allora possiamo dire che con questa riapertura Casa Micciola rivive a distanza di un anno, la prima chiesa che finalmente riapre al culto dei fedeli. Siamo davvero contenti in questo giorno che in qualche modo anticipa l'anniversario che vivremo martedì prossimo. Apriamo questa chiesa e questo è un segno di rinascita. E dove ci sono chiese aperte, lì c'è una comunità che vive, che prega e che vuole puntare sul Signore per la ricostruzione della intera città, di Casa Micciola, di Lacco. Noi auspichiamo che quanto prima tutte le chiese possano essere riaperte al culto perché questa comunità ha diritto di avere le proprie chiese aperte dove pregare e incontrare il Signore. È un segno di speranza, soprattutto per la rinascita di Casa Micciola. Siamo stati un anno senza una nostra chiesa e a tal proposito ringrazio anche i padri passionisti che ci hanno ospitato, ci hanno dato la possibilità di utilizzare anche dei locali per la pastorale quotidiana e ecco, ringraziamo il Signore per questo momento così bello di festa. È stato un anno, diciamo, di tribolazione, di sofferenza, ma oggi finalmente è un giorno di gioia. Di gioia perché nell'ambito parrocchiale di Santa Maria Maddalena è la prima chiesa che si apre ai fedeli. Ed è importante anche per tante zone, lo dicevamo l'altro Sì. giorno, per tanti anziani che Dai rivedono rioni. finalmente dai rioni una chiesa Si aperta. muovevano perché erano stanchi, affaticati, non potevano salire le scale o era una scusa per non andare in chiesa, ma oggi questa scusa non ci sta più. La chiesa finalmente è aperta a tutti. Dicevamo il 21 agosto, 12 mesi dopo, ci ritroveremo tutti in Piazza Marina, 20:57 suono di campane e poi insieme a celebrare una messa. Un ricordo, un momento particolare, che tipo di momento sarà? Intanto vogliamo ricordare le vittime del sisma, i loro familiari, quanti hanno perso la casa e il lavoro. Ricordiamo che sono ancora tanti che si trovano nelle strutture alberghiere, più di 350 persone, e vorremmo davvero pregare perché la ricostruzione possa partire seriamente e l'esperienza del terremoto possa diventare un'esperienza dalla quale tutti possiamo ritrovare forza e vigore per la ricostruzione culturale, sociale e materiale di questa terra.